Presentano con queste formazioni sorprese Lazio, Peruzzi tra i pali, Nesta, Mihajlovic, Couto e tre difensori, in omaggio Gianni Chedda, Fiore, Stankovic e Pancaro, cerniera di centrocampo, Crespo e Simone Inzaghi, le punte. Sorprese Roma, Antonioli, Zebinà, Samuele Panucci in difesa, Cafu, Lima, Emerson e Candelà, linea centrale, Totti alle spalle di Del Vecchio e Montella, Battistuta è in tribuna. Arbitra per la prima volta la stracittadina di Roma il 35enne internazionale Rosetti, prime schermaglie e prime rudezze del derby senza giallo però. Dopo 7 minuti acuto di Simone Inzaghi, braccato da Samuele, da Zebinà, c'è Antonioli che fa buona guardia lì al centro dell'area. La risposta della Roma affidata a Francesco Totti, Peruzzi e sulla traiettoria. Dodicesimo, numero di Totti tra Fiore, Stankovic, tacco, Candelà, osservate l'esterno, sbuca, anticipando Nesta, Montella ed è il gol dell'1-0. Il colpo di Totti, osservate il colpo successivo di Candelà, l'esterno destro e come Montella anticipa questa sera un irriconoscibile Nesta. Il gol del vantaggio della Roma. Capello in piedi, poi il colpo di testa di Dino Baggio su taglio di Mihajlovic, pericoloso sulle palle ferme, ma c'è ancora la Roma che imperversa sul settore sinistro del suo attacco e Nesta cerca di trattenere così Montella in area. Poi Mihajlovic su Totti, lungo lancio di Samuel, Cafu, posizione regolare, praterie per il brasiliano, ancora Mihajlovic, c'è Peruzzi. Carmigliato Zaccheroni sul fronte laziale, colpo di testa di Pancaro sempre su palla insidiosa di Mihajlovic, ma attenzione Totti, 29esimo, Totti il destro, non trattiene Peruzzi e Montella anticipa così Nesta il gol del 2-0, 29esimo minuto, Zaccheroni non sa più che dire, che pesci prendere. Osserviamo ancora, Nesta nettamente in vantaggio, sbuca le sue spalle Montella, il gol del 2-0. Poi c'è questa ammonizione, la prima di Couto, l'intervento su Totti, il derby si infiamma, Dino Baggio spostato sulla sinistra da Candelà a Cafu, il risultato non cambia, ma attenzione, punizione di Totti ancora, sbuca di testa Montella anticipando Alessandro Nesta, è il gol di 3-0. Tre gol in 25 minuti, solamente Manfredini nel 60 c'era riuscito in 16 minuti a realizzare tre gol. La risposta di Mihajlovic, vola Antonioli sulla sua destra, molto bravo questa sera il portiere della Roma, ma osservate che cosa sbaglia Montella, il più facile dei palloni gol. E questo Cragnotti nell'intervallo non si schioda dalla sua poltroncina in tribuna d'onore, mentre Rosetti catechizza Simone Inzaghi nell'intervallo e Zaccheroni lascia negli spogliatoi Nesta e Dino Baggio dentro Gottardi e Poborski. Si smarrisce un po' la Roma, c'è questa palla insidiosa e Capello, come al solito, si arrabbia, si infuria, è sempre in partita. Abbiamo detto di Seedorf che forse ieri ha fatto scuola perché Stankovic libera così il suo destro, il gol dell'1-3, sembra per qualche istante che la Lazio possa tornare in partita. Il gol di Stankovic, il quarto gol in questo campionato. Stankovic che poi viene ammonito per questo brutto fallo, questa brutta entrata su Del Vecchio, Rosetti va subito a dividere i contendenti e sventola il giallo. Dentro Tommasi, fuori Del Vecchio, siamo al 14esimo, ma Montella non ha finito la sua serata. Gran sinistro, il gol del 4-1, esulta Capello, 4 gol in un derby, a nessuno era mai riuscito. Rivediamo ancora il sinistro imprendibile di Montella. Come risponde la Lazio? Mihajlovic, poi Gianni Chedda che prende il tempo a Totti, ma sinistro altissimo. E dov'è Zaccheroni, controlla sulla sua panchina il tempo, Capello, Totti, Peruzzi fuori dai pali, pallonetto imprendibile, la Roma dilaga il gol del 5-1, il quarto gol di Francesco Totti nei derby e festeggia così il capitano della Roma. Tutti in piedi poi per l'uscita di Vincenzo Montella, dentro Cassano.
Cragnotti è una sfinge, la Roma insiste, Cafu ruba palla a Mihajlovic, cerca la soluzione personale, ma Peruzzi è lì con i suoi pugni. Dentro, fuori Emerson, c'è anche Liverani al posto di Inzaghi, prova Stankovic che è l'ultimo della Lazio ad arrendersi questa sera, sconsolato Zaccheroni, prova ancora il serbo ma Antonioli è lì. Poi nel finale il 5-1, dal 74-75 la Roma non vinceva entrambi i derby, 23esimo risultato utile consecutivo, 5 gol alla Lazio mai dal 1933.